La chiamo generazione V, che non sta per vendetta come nel celebre film, ma per violenza. È quello che viene fuori leggendo gli episodi di cronaca, dove i protagonisti sono i nostri giovani, qualcuno un po' più piccolo, 15-16, qualcuno un po' più grande, 23-24, ma giovani. Insomma, è una lettura che faccio senza ideologia e senza retorica, mettendo insieme i fatti. L'ultimo viene da Torino, dove un giovane è stato fermato, un giovane di 23 anni, anche di nobili origini, tutti scrivono così, cose di cui a me non frega niente, che pare avrebbe preso a colpi di macete un ragazzo di 24 anni a cui sarà amputata un pezzo di una gamba per motivi, boh, forse droga, pare per motivi di gelosia, ma qualsiasi sia il motivo, si può andare in giro per Torino con un macete e usarlo in quel modo. Lì vicino a Torino, a Rivoli, hanno fermato due ragazzi, 15 e 16 anni, appartenenti a una baby gang. Questi hanno preso un signore di 50 anni, l'hanno menato, hanno tenuto segregato per 12 ore, poi sono andati a riprenderlo, l'hanno portato in banca per farsi dare 5.000 euro e li sono stati arrestati. Insomma, violenza pura, inaccettabile, no? Perché dico la V. Poi Napoli, un altro contesto, stiamo attenti alle letture ideologiche, perché Napoli, perché la camorra, il contesto di Napoli. Di fatto gli hanno dato il massimo della pena a quel sedicenne, che aveva precedenti già penali, insomma, che ha sparato a quel giovane musicista, lo conosciamo come Jojo, e la madre è andata a Sanremo a raccontare la sua storia drammatica, insomma, è anche una storia che richiede giustizia, perché questo semplicemente una sera d'estate, l'estate scorsa, ha cercato di difendere un ragazzo davanti a un locale, insomma, tre colpi di pistola. Ma insomma, ma cosa sta succedendo? Ma che valori abbiamo dato a queste giovani generazioni, a prescindere i singoli casi, i singoli contesti? È un tema davvero su cui dovremo mettere molto intensamente la testa.